Satiri Auto, showroom dell'automobile dal 1966. Concessionaria ufficiale per i marchi Fiat, Fiat Professional, Abarth, Lancia e Ford. Assistenze e ricambi anche per i marchi Alfa Romeo e Jeep. Vieni a trovarci nelle sedi di Perugia, Pontefelcino, Gualdottadino, Gubbio, Trevi e da oggi anche a Città di Castello, in Viale Romagna. Satiri Auto, cresce la passione per le quattro ruote. Da oltre 20 anni il ristorante Pizzeria Contessa a Gubbio è il luogo ideale per i tuoi banchetti o le tue gustose pause. La gestione familiare propone un ricco assortimento di piatti tipici della cucina regionale Umbra e la migliore pizza, grazie alla selezione accurata di ingredienti sani e genuini. Inoltre le ampie e luminose sale offrono la possibilità di organizzare cene per comitive e banchetti. Vieni anche tu nel nostro locale a Gubbio, dove all'insegna dell'impareggiabile rapporto qualità-prezzo potrai assaporare i migliori prodotti del territorio e scoprirai la tradizionale gastronomia umbra. Se vuoi il meglio, affidati ai numeri 1. Anch'io mi affido ai migliori. Per la revisione della mia auto, mi affido a Consauto. Nofri Auto ti presenta la nuova gamma di modelli Renault. Koleos, Talisman, Scenic, Captur, Kadjar, Clio e, per muoverti con agilità nel traffico, la nuova Twingo. Inoltre trovi tutta la gamma Dacia, tra cui Duster, il SUV che piace al prezzo di un'utilitaria. Da Nofri Auto hai a disposizione anche un vasto parco di auto usate di tutte le marche e auto aziendali a chilometri zero. Assistenza diretta specializzata, veicoli commerciali per il tuo lavoro. Ricorda, Nofri Auto è anche auto nuove plurimarca. Nofri Auto, la serietà e professionalità al tuo servizio. Da oggi Nofri Auto è anche vendita Harley Davidson usate. In ufficio la mia pausa la faccio qui. Il servizio è perfetto e la qualità impeccabile, proprio come me sul lavoro. Modesta. Beh, io vengo qui perché, come il sottoscritto, è sempre al posto giusto al momento giusto. E tu? Io perché è aperto 24 ore su 24, come al pronto soccorso. E tu? Io vengo qui per lo straordinario. Lo straordinario momento di relax in 8 ore di lavoro. E tu? Io vengo qui perché tra università e stage, beh, spendo meno. E tu? Lo sport sul Corriere dell'Umbria. Ogni giorno notizie, approfondimenti e commenti. Tutto lo sport nel tuo quotidiano di riferimento, il Corriere dell'Umbria. E il lunedì uno spazio particolare a tutti gli avvenimenti del fine settimana. Lo sport della tua regione e le principali notizie nazionali le trovi sul Corriere dell'Umbria.
Amici sportivi, buonasera. Dunque, pesante batosta per il Gubbio, 4-0 a Bolzano nella settimana che ha visto comunque anche la vittoria di Fermo per 1-0. Parleremo ovviamente del match disputato al Druso di Bolzano, parleremo anche della prossima sfida contro la lanciatissima Feralpi Salò. Andiamo a presentare i nostri ospiti, a cominciare dal centrocampista del Gubbio, Guido Davì. Buonasera. Buonasera. Buonasera anche al capo servizio allo sport del Corriere dell'Umbria, Luca Mercadini. Buonasera. Buonasera. E buonasera ovviamente al nostro Giacomo Branco. Buonasera a tutti. Ecco, prima di andare a sviluppare il nostro dibattito, andiamo a vedere, a leggere quanto successo nel girone B di Serie C con i risultati: Sud Tirol Gubbio 4-0, Teramo Monza 1-1, Ternana Triestina 0-2, Vispesa con Albino Leffe 0-1, Feralpi Salò Ravenna 3-0, Vicenza Fermana 0-0, Renate Pordenone 1-1, Gian Erminio Virtus Verona 1-1, Rimini Imolese 2-0, San Benedettese Fano 0-0, per una classifica che vede il Pordenone sempre in testa con 54 punti, Triestina che segue a 47, Feralpi Salò 46, Imolese Sud Tirol 42, Monza 40, Ravenna 39, Fermana 37, Vicenza 36, San Benedettese 34, Vispesaro 33, Ternana e Gubbio 32, Renate 31, Rimini 30, Teramo e Fano 28, Gian Erminia 26, Albino Leffe 25 e Virtus Verona 22. Prima di andare a vedere appunto quanto accaduto al Druso di Bolzano, una battuta subito con Guido, il presidente, abbiamo letto oggi sul Corriere dell'Umbria che si è arrabbiato molto per questa sconfitta, diciamo è un eufemismo, però posso permettermi magari di essere un po' in disaccordo con lui sul fatto che il Gubbio comunque ha avuto un ottimo approccio alla partita. Sei d'accordo? Diciamo che la batosta è arrivata per una mancanza di reazione che c'è stata alle prime difficoltà. Sì, perdere così dispiace tanto e fa male, però è vero, siamo partiti bene, poi siamo calati dopo il gol subito, quindi secondo me dobbiamo migliorare lì, più che a livello tecnico, tattico, è più secondo me una questione psicologica, perché dal momento che subiamo gol ci demoralizziamo, quindi bisogna lavorare tanto sulla reazione. Ecco, diceva prima fuori onda Luca Guido Davì che è stata una partita per certi versi simile a quella contro l'Imolese, ottimo approccio del Gubbio, poi alla prima difficoltà il Gubbio è andato a scomparire dal campo. Adesso chiaramente loro la vivono dall'interno e sanno come funzionano certi meccanismi. Da questo punto di vista credevo che questo, che era un po' un problema anche della prima parte della stagione, fosse stato un po' superato con l'avvento di Calderisi, che la mancanza di reazione, da questo punto di vista è molto bravo a infondere coraggio, fiducia ai giocatori, poi chiaramente sei sempre aiutato dai risultati, quindi se ancora evidentemente questo difetto permane vuol dire che bisognerà lavorare ancora in questa direzione. La squadra tecnicamente mi sembra molto molto ben fornita, ecco, magari ci aspettiamo qualcosa di più in questo momento da alcuni giocatori, perché io credo che dalla cintura in su insomma sia un Gubbio molto importante dopo il mercato di gennaio, non che prima non ci fossero giocatori, perché sono partiti giocatori sicuramente fondamentali e di prestigio, esatto, per la categoria, però insomma ne sono arrivati credo altrettanti, soprattutto con caratteristiche forse ancora più precise, più adatte al gioco di Calderisi. Ecco, poi ovviamente ne parleremo. A Bolzano c'è stata una giornataccia credo inedita della coppia centrale difensiva e specie Piccinni. Andiamo però a vedere appunto quanto è successo contro il Sud Tirol, il servizio di Giacomo Branco. Stru
strudel indigesto. Dopo 9 confronti diretti in cui non aveva mai perso, il Gubbio viene asfaltato 4-0 al Druso da un Südtirol che riaggiorna così lo storico a proprio favore e si conferma una delle squadre più in forma del campionato, imbattute nel 2019 con 15 punti inanellati in 7 gare che consentono ai tirolesi di agguantare una solida posizione playoff. Arriva altresì una sconfitta netta e meritata per un Gubbio reduce da 10 punti messi in cantiere nelle ultime 4 trasferte e con mister Galderisi che conferma il toto, il 4-2-3-1 vincente di Fermo al cospetto del 3-5-2 di Zanetti. L'incipit non è neppure malvagio, soprattutto grazie all'estro di Casiraghi, ma alla prima vera accelerata il Südtirol passa con un chirurgico colpo di testa dell'ex Lunetta, acquisto biancorosso di gennaio, lasciato troppo libero di colpire in aria. Un contropiede ispirato da Casiraghi e gettato alle ortiche dal misunderstanding tra De Silvestri e Chinellato è l'ultimo segnale di vita per i rossoblù, che prima vengono graziati dal palo di De Rose, ma poi chiudono l'intervallo sotto 2-0, complice la doppietta di Lunetta, che con un guizzo nell'area piccola sfrutta un macroscopico errore di Tofanari, su punizione battuta da Morosini. Dopo l'intervallo Galderisi inserisce subito Malaccari, Ricci e Battista per Tofanari, Benedetti e De Silvestro, ma il Gubbio non c'è e in poco più di 90 secondi il Südtirol chiude la pratica. Prima Turchetta, su lancia tutto campo di Morosini, elude la marcatura di Especie e batte Marchegiani per il tris e subito dopo Piccinni, dinanzi alla propria area, si fa banalmente scippar palla da Decenco che di tacco ispira Morosini per il definitivo poker che stila i titoli di coda sul match con 40 minuti abbondanti ancora sul cronometro. Come successo con Limolese la settimana precedente, gli errori individuali hanno condizionato il risultato, ma nel caso del Druso è stata la prestazione collettiva a finire sotto la lente di ingrandimento per una squadra che è mancata in primis dal punto di vista caratteriale mentale e che forse proprio per questo ha poi evidenziato limiti tecnico-tattici. La classifica resta tutto sommato positiva, ma la strada per la salvezza è ancora lunga. Per tutti questi motivi serve una risposta immediata e sabato prossimo al Barbetti, contro una Feralpi Salò in grande spolvero, servirà di nuovo il Gubbio delle migliori occasioni. Ecco, abbiamo sentito nel servizio di Giacomo Branco l'accenno alla classifica. Ricordiamo, Giacomo, meno 2 dalla zona playoff in attesa domani del recupero tra Rimini e Ternana, al massimo può andare a meno 3, insomma il Gubbio, e più 6 dalla zona salvezza. Tornando però al match di Bolzano, diciamo che colpisce il fatto che non sia stata una bambola completa della squadra messa sotto dal Südtirol, ma il fatto che i gol sono arrivati ancora una volta, come proprio contro Limolese, da errori individuali. Sì, quello sì, errori individuali evidenti, l'abbiamo visto anche dalle immagini, però c'è una difficoltà del collettivo a trovare, proprio dal punto di vista del temperamento, una reazione quando le cose cominciano ad andare male. Quello purtroppo è una cosa che è successa anche proprio contro Limolese. Poi con Limolese magari c'era stato un tentativo di reazione nel secondo tempo più di pancia che di altro, che aveva portato anche alla fine a giocarsela nel recupero, mentre al Druso quei due gol, soprattutto presi ad inizio secondo tempo, hanno chiuso definitivamente. Tra l'altro dopo il triplo cambio di Galderisi. Sì, quello credo sia stato un tentativo appunto dell'allenatore di cambiare un'inerzia dopo il gol del 2-0, perché come è stato detto anche per me i primi 15 minuti del Gubbio erano stati tutt'altro che malvagi. Anche tatticamente secondo me creavano difficoltà con gli esterni che riuscivano un po' a prendere i loro quinti di centrocampo, Tait e Lunetta, che sono molto offensivi. E inizialmente De Silvestri e Cattaneo avevano creato qualcosina sugli esterni e lì poteva giocarsi la partita, però poi dopo l'1-0 che è arrivato un po' come un fulmine a ciel sereno, visto anche il tempo che c'era Bolzano, già quello è stato un primo campanello d'allarme. C'è stata quell'occasione in contropiede secondo me importante in cui De Silvestri e Chinellato non si sono intesi su quella bella giocata di Casiraghi, che è stata un'altra chiave di volta, e poi da lì in poi il palo, poi il 2-0, il secondo tempo subito due gol, la partita di fatto si è chiusa lì. Diciamo un incidente di percorso, sì, quello che un pochino fa pensare, per come lo storico stagionale del Gubbio, sono i 7 gol presi tra Imolese e Südtirol. Ecco, una squadra che non segna tanto come il Gubbio, da quel punto di vista deve far meglio. Esattamente, c'è a proposito di questa reazione di carattere che magari è mancata sia con l'Imolese che contro il Südtirol, c'è questo intermezzo della vittoria di Fermo che comunque è stata una reazione di carattere dopo una sconfitta. Diciamo che questa squadra il carattere ce l'ha, magari durante la stessa partita è più in difficoltà, magari deve assorbire il colpo, ci vuole più tempo per assorbire il colpo, sbaglio.
Sì, venivamo 3 giorni prima dalla trasferta di Fermo, che è un campo difficilissimo, e abbiamo fatto una gran partita. Poi, come ho detto prima, lì siamo partiti bene a Bolzano, poi dopo il gol subito ci siamo spenti. E adesso quello che dobbiamo fare è compattarci, restare uniti e preparare al meglio la partita con la Feral Pisolo, che è nel momento di miglior forma questo campionato. Sì, ovviamente poi ne parleremo, tra l'altro c'è anche un tuo discorso personale con la Feral Pisolo, magari l'affronteremo più avanti. Per quanto riguarda la classifica, abbiamo detto del meno 2 dalla zona playoff e il più 6 dalla zona playout. Come affrontate questa situazione in cui comunque c'è la possibilità ancora di poter andare nelle nobili, dalle parti nobili della classifica? Sì, la possibilità c'è, quello che dobbiamo fare adesso è pensare di partita in partita. Siamo consapevoli che possiamo giocarcela con tutti, ma non possiamo permetterci di tralasciare qualcosa durante le partite, perché come abbiamo visto veniamo puniti, quindi dobbiamo essere sempre concentrati al 100% e siamo consapevoli che contro la prima, contro chiunque possiamo vincere. Ecco, questa consapevolezza è importante assolutamente. Luca, una battuta prima di andare ad ascoltare anche le parole del DS Pannacci a fine partita. Abbiamo detto di questa reazione appunto che c'è stata nella trasferta di Fermo, ed è quello che magari si dovrà replicare proprio contro la Feral Pisolo. Arriva un avversario già quotato a inizio stagione, in più con queste 6 vittorie consecutive, e quindi... Ma arriva un avversario sicuramente tra i più forti di questo campionato, anzi forse stando alla classifica mi sarei aspettato sinceramente qualche cosa di più, però anche dalla Ternana mi sarei aspettato per esempio molto di più. È una squadra che ha un potenziale d'attacco enorme e questo mi preoccupa un pochino visto le ultime performance. Ecco, proprio per il discorso che diceva Giacomo in precedenza, magari il Gubbio è una squadra che segna poco e cominciare a prendere diversi gol è un fattore penalizzante. Mi preoccupa anche il fatto che ci sia un gigante come Caracciolo all'interno della nostra area di rigore, insomma dovranno essere prese contromisure precise, soprattutto servirà molta concentrazione e attenzione, perché è un giocatore che anche lì, insomma, basta palla alta e già sei un pezzo avanti, perché o ti colpisce direttamente o ti metti una sponda all'interno, insomma bisogna fare attenzione. Però è altresì vero che è una squadra che la Feralpi ti fa, almeno per quanto ne so, ti fa giocare, conoscendo un po' Toscano, è una squadra che gioca molto ma ti fa anche giocare. E anche il nostro potenziale offensivo, io dico nel tridente dietro l'unica punta che abbiamo, insomma è gente che può far male. Quindi potrebbe insomma essere una partita tatticamente molto difficile così da inquadrare, che però potrebbe riservare anche sorprese forse inaspettate. E ovviamente ce lo auguriamo tutti. Adesso andiamo ad ascoltare quanto detto dal DS Pannacci a fine partita dopo il 4-0 di Bolzano. La spiegazione è solo una, che hai perso 4-0. Quando perdi 4-0 sicuramente devi fare la mia colpa e devi recitare quelle che possono essere le tue responsabilità in una partita dove siamo partiti bene e poi abbiamo fatto, anzi non fatto, tutto da soli, e quindi dobbiamo subito resettare o pensare già alla partita con il Feral Pisolo in casa. Calo più mentale, più fisico per la terza partita in una settimana, anche questo può essere una lettura? Ma non penso che sia un calo fisico, io penso che più che altro siano le disattenzioni, quindi concentrazioni dal punto di vista mentale su quelli che sono i propri compiti che uno deve svolgere all'interno di una partita difficile contro una squadra importante, e quindi c'erano tutte le caratteristiche e le situazioni per far sì che dal punto di vista mentale sicuramente dovevamo essere al 101%, perché se no su questi campi è difficile riuscire a fare punti. Questo non è stato, torniamo a casa sicuramente amareggiati, ci spiace per i tifosi, ci spiace per tutti, bisogna subito resettare e pensare alla partita di già. Ecco Giacomo, ribadito il concetto dal DS Pannacci, resettare e ripartire subito con la sfida di sabato contro la Feralpi, tornando comunque alla prestazione di Bolzano, comunque alle ultime prestazioni. Sull'inserimento di Cattaneo ancora c'è qualche
discorso, secondo te, il discorso è un discorso più che altro fisico oppure di schemi nei meccanismi di Calderisi? Di ambientamento, secondo me... Non che abbia fatto male. Era partito bene, secondo me, come ho detto prima, sia lui che De Silvestro a inizio partita. Avevano creato dei grattacapi sulle due corsie, come dicevo, al su Tirol, che in quei in ampiezza è molto forte in fase offensiva, secondo me un po' meno quando deve difendersi, però una squadra strutturata, una squadra importante, anche questo va detto, su Tirol una squadra che l'anno scorso ha fatto la semifinale playoff, una squadra che non ha mai perso nel 2019, è una squadra che farà secondo me i playoff da protagonista, ecco. E poi chiaramente la prestazione e il risultato ti fa pensare, Cattaneo secondo me è un giocatore di qualità, è un elemento che in questa squadra serviva e può dare veramente quel quid in più che mancava. Ovviamente deve un attimino entrare nei meccanismi, secondo me tecnico-tattici, e poi non ci si può aspettare che in una situazione come quella del Druso sia Cattaneo a risolvere magicamente la situazione, ecco. È stata una prestazione collettiva in mezzo a degli errori individuali, questo va detto, ma collettiva, sicuramente sotto il par a cui ci aveva abituato il Gubbio anche nella trasferta di Fermo. Non so se non cambiare nessuno rispetto a martedì può essere stato un handicap, visto che poi sono stati fatti tre cambi subito nel secondo tempo. Chiaramente sotto quel punto di vista, soprattutto per via di qualche giocatore che magari non è al top della condizione, di Adorni, che sappiamo com'è andata la vicenda, non è stato potuto essere completato il tesseramento, qualche problemino anche sotto quel punto di vista, ovvero della quantità proprio di gente c'è, e si deve far fronte a questo e capire adesso chi ha più energie per metterli in campo, perché contro la Feral Pisalo servirà avere più energie, servirà avere la benzina giusta. Ecco, secondo te quindi, Guido, è stato un problema anche dal punto di vista fisico la debacle di Bolzano? Magari le tre partite in 8 giorni si sono fatte sentire? Secondo me no, perché noi siamo partiti il primo quarto d'ora. E anche gli avversari, vivendola dal campo, guardavano tra di loro e non sapevano come andarci come a prendere le misure, certo. Quindi secondo me è stato più un fattore mentale, che dopo il gol ci ha destabilizzato, e quindi è stato secondo me mentale, non fisico. Anche se qualche giocatore sicuramente non è sicuramente al top, perché io credo che Davi stia facendo cose super egregie, perché insomma, non avendo mai giocato in stagione, si è ritrovato improvvisamente. Come stai, anche lo stesso Cattaneo non è che ha fatto tutte queste partite. Non guardiamo il numero delle partite, poi bisogna vedere anche i minuti giocati. Quindi, Cattaneo è vero, c'è scritto 13 presenze. 13 presenze, però diciamo però che i minuti non sono quelli pieni. Non è capo protagonista. È un giocatore diciamo, che anche lui ha bisogno di tempo per trovare la condizione. Purtroppo il tempo non c'è tantissimo. Lo stesso Chinellato ha giocato pochissimo. Secondo me stiamo facendo anche oltre le aspettative. Ecco, sentiamo dalla viva voce di Guido Davi, come stai fisicamente? No, adesso... Nonostante diciamo questa situazione... Ricordiamo che Guido arriva dalla Feral Pisalo, dove praticamente non ha mai giocato. Ecco. Sì, essendo stato fuori rosa, quindi non avendo giocato primi 6 mesi, sì, quando sono arrivato un po' è normale avere qualche problema, qualche acciacco, però adesso sto bene. È passato già 1 mese e mezzo, abbiamo lavorato bene, quindi... Adesso mi sento bene. Praticamente tu hai giocato, da quando sei con il Gubbio, hai giocato sempre, a parte la partita con l'Albino Lecce, dove sei entrato a partita in corso. Comunque adesso fisicamente stai bene. Sì, adesso sto bene. Ecco, dal punto di vista invece psicologico, affrontare la Feral Pisalo sarà una cosa particolare per te? C'è una motivazione in più? Sì, è particolare, perché fino a 2 mesi fa stavo lì e magari spogliandomi in uno spogliatoio a parte da solo, quindi è particolare, però è una partita dove ci sono in palio i 3 punti come tutte le altre, quindi per me ogni partita, alla fine devo dare il massimo ogni partita, questa sicuramente è un po' più sono particolare. Sono stati comunque 6 mesi difficili da parte tua, diciamo, perché anche spogliarti da solo è stata... Sono stati 6 mesi difficili, però non ho nulla contro la società, perché alla fine ha fatto le proprie scelte, quindi quello che dobbiamo fare adesso è per noi uno stimolo in più, affrontare una Feral Pisalo che in questo momento è nel massimo, è in piena forma, quindi
per noi è uno stimolo in più nel dover dimostrare che non siamo quelli di Bolzano, ma che possiamo... Di certo possiamo... potrei dare consigli utili a Calderisi. sicuramente qualche consiglio. No, consiglio no, però non sappiamo se Calderisi sia uno che accetti consigli dai suoi giocatori. Diciamo che lui conosce vita molte miracoli sì. della Peralti. Diciamo che... Qualche consiglio che ti hai dato? No, col mister si può parlare tranquillamente perché è aperto nel parlare con tutti, quindi qualche consiglio sicuramente l'accettano. Vediamo. Ecco, che squadra, tu sai, qualche punto debole, insomma, oltre ai punti di forza, li conosciamo un po' tutti. Però. Loro nel corso della stagione hanno cambiato un po' i moduli, adesso stanno giocando con due uomini dietro Caracciolo, che sono l'ultimo hanno giocato Vita e Maiorino. E con tre centrocampisti di cui uno che è molto offensivo come Scarsella, infatti ha fatto 7 gol, insomma, sì, sì, ma diciamo che è una squadra molto offensiva. Poi limitare quindi... anche Caracciolo al discorso del solo gioco aereo, diciamo che no, Luca è un giocatore che anche con i piedi ci sa fare. No, lo diceva Davide, insomma, però qui i giocatori sono tanti, da fare le contromisure. Sì. Cioè, non è che impostiamo una partita solo sulle marcature, diventa non giochi poi, quindi. Ma sicuramente, conoscendo anche la mentalità di Calderisi, non sarà così. Io quello proverà, che penso, prego, Luca. Anche per quello che ho visto la partita d'andata, dove tra l'altro l'andata abbiamo perso 1-0, però 2-1, scusa, in fin dei conti però non si ci poteva stare. Assolutamente. Anzi, sì. in alcuni momenti ha giocato meglio il Gubbio, Tra l'altro un Eurogol di Pesce da centrocampo e un gol di Ferretti con un fuorigioco davanti Marchegiani. Però questo da una parte ti fa capire la grande qualità che ti troverai di fronte, dall'altra una squadra che, ecco, come diceva Davide, a centrocampo per reggere tutto questo meccanismo di punte, mezze punte, tutte molto offensive, ci vuole un bel centrocampo tosto, come la vedo io. Ecco, Scarsella è un giocatore portato... molto a offendere, diciamo. Poi non c'è solo Scarsella, c'è Pesce, insomma, punto su questo, spero. No, avrebbe fatto comodo da Vigui. Certo, infatti, vedi il ribaltamento di fronte, anche noi da quando abbiamo cambiato modulo, giochi con Chinellato e tre mezze punte, anche in questo caso puntate molto, se non c'è, io di Davide dico ce ne vogliono due, secondo me. Vabbè, adesso per i miracoli ci stiamo attrezzando, come si dice in questi casi. Ora andiamo ad archiviare, diciamo, la trasferta di Bolzano, ascoltando quelle che sono state le impressioni sia a fine primo tempo che a fine partita di alcuni tifosi che sono stati presi, proprio intervistati dal nostro Fernando Sebastiani, sia appunto a fine primo tempo che a fine partita, per un'analisi del match contro il Sud Tirol. Il servizio. Noi abbiamo buttato via l'1-0 per noi, poi abbiamo beccato un gol proprio in maniera incredibile e poi niente, è andato avanti così. Se rientriamo all'inizio, segniamo un gol e rientriamo in possibilità di partita, se no vedo che... Casiraghi ha fatto delle cose bellissime come al solito e le abbiamo sprecate, non siamo stati capaci di chiudere il discorso. Con mezze azioni hanno fatto gol con due situazioni particolari, questo è il gioco del pallone che semplicemente un caso fortuito su un episodio. Non c'è da drammatizzare, però un risultato preoccupante. Una giornata sicuramente no, grandi problemi in difesa, peccato perché eravamo partiti bene all'inizio, la stavamo giocando alla pari, purtroppo ci può stare, speriamo in sabato prossimo di rifarci. Ecco, questo gruppo d'ascolto che ha diciamo, assistito alla partita dalla società operaia, ricordiamolo, come cambiano i tempi, la Serie C che si vede tutta un gruppo d'ascolto di tifosi in televisione. La Serie C 4.0. esatto. 4.0. Dal 20-0 del Cuneo. 4.0 in tutte e per tutto. 4.0 in tutte e per tutto. Diciamo che la Serie C offre varie sfaccettature, dal 20-0 del Cuneo sulla propria Cenza a questa... Comunque, diciamo un fatto positivo, che i tifosi magari
vedendo anche la trasferta proibitiva di Bolzano, si ritrovano tutti insieme. È comunque aggregazione. E comunque l'hanno vista più o meno come noi, cioè anche a fine primo tempo, no? È stato detto che almeno dai tifosi che c'era una partita equilibrata fino poi al gol, e poi c'è stato questo calo. Secondo tempo, tanto 90 secondi prendi due gol subito all'inizio, credo che ci sia poco da aggiungere. Anche se secondo me bisogna dire che il Gubbio è una più che buona squadra nell'undici titolare. Non credo che ci siano molte alternative, cioè Galderisi non credo che abbia a disposizione dalla panchina questa capacità di introdurre pedine come hanno invece purtroppo molte altre squadre che ti fanno poi mutare la partita in corso d'opera. Io non credo che da questo, purtroppo nel proseguo della stagione, nel lungo andare, potrebbe essere una cosa che si potrebbe pagare. Penalizzante, staremo sicuramente... Non è molto lunga, secondo me, non ci sono cambi. Cioè, numericamente forse, almeno in alcuni settori, ci può stare, però io dico, dal punto di vista qualitativo, difficile trovare cambi alla pari degli 11 che schieri in campo. Ecco, svilupperemo questo dibattito dopo la pubblicità. Fuori gioco torna tra pochissimo. Satiri Auto, showroom dell'automobile dal 1966. Concessionaria ufficiale per i marchi Fiat, Fiat Professional, Abarth, Lancia e Ford. Assistenze e ricambi anche per i marchi Alfa Romeo e Jeep. Vieni a trovarci nelle sedi di Perugia, Pontefelcino, Gualdottadino, Gubbio, Trevi e da oggi anche a Città di Castello, in Viale Romagna. Satiri Auto, cresce la passione per le quattro ruote. Da oltre 20 anni il ristorante Pizzeria Contessa a Gubbio è il luogo ideale per i tuoi banchetti o le tue gustose pause. La gestione familiare propone un ricco assortimento di piatti tipici della cucina regionale umbra e la migliore pizza, grazie alla selezione accurata di ingredienti sani e genuini. Inoltre le ampie e luminose sale offrono la possibilità di organizzare cene per comitive e banchetti. Vieni anche tu nel nostro locale a Gubbio, dove all'insegna dell'impareggiabile rapporto qualità-prezzo potrai assaporare i migliori prodotti del territorio e scoprirai la tradizionale gastronomia umbra. Meglio, affidati ai numeri uno. Anch'io mi affido ai migliori. Per la revisione della mia auto mi affido a Consauto. Eccoci in studio, dicevamo appunto di una carenza magari di qualità nell'organico rosso-blu dal punto di vista numerico, dicevi, oppure di qualità? No, io dico che nell'11 titolare il Gubbio è una formazione più che buona, secondo me può ambire in questo momento e deve, secondo me, come traguardo anche col cambio delle regole che c'è stato in corso d'opera da parte della Lega. Anche perché è comunque più vicino alla zona playoff. Sei a due punti, ci devi provare e ce la puoi fare. Poi dipenderà da molte circostanze, dalla fortuna, da tutta una serie di cose, però hai le potenzialità per provarci. Però il punto debole che io ravviso in questo momento, e secondo me non ha Galderisi una
la stessa qualità che diciamo c'è nell'undici titolare non la ritrovi in panchina. Non vedo grossi cambi, che dico esce per dire De Silvestro, c'hai un giocatore che di pari qualità o comunque che si avvicina molto a lui, che ti può fare la differenza, cioè, in questo un momento. Un giovane come Battista, diciamo, che proposto non vedo anche, però, hai capito? A Bolzano, ecco. E quindi questo a lungo andare, perché ti possono capitare partite come a Bolzano che non ce la fai, e la svolta può venire alla panchina, ma noi non credo che abbiamo questa capacità, questa possibilità. Ecco, a proposito di panchina, contro Limonese c'è stato l'errore di Malaccari, diciamo, sul 2-1, un errore che comunque è costato la panchina a Malaccari per due partite consecutive. Secondo te è stata una cosa punitiva per lui, anche perché rinunciare al dinamismo di Malaccari, sì, secondo me è molto penalizzante. Secondo me lo ha visto un pochino stanco, anche perché era uno di quelli che aveva giocato di più fino alla partita con Limolese, forse non era mai uscito nemmeno dal campo, adesso vado a memoria, e ha deciso, secondo me, di tenerlo fuori con la fermana, proprio per questo motivo, facendo giocare Benedetti vicino a Davi. La partita con la fermana è stata positiva e ha preso la decisione al contempo di riconfermare tutto il blocco con la fermana, e quindi anche Malaccari fuori. Malaccari che, secondo me, da qui in avanti può essere utilissimo. Da terzino destro? Sì. T'ho letto nel pensiero. Secondo me sì, perché... diciamo che Tofanari è un po' in difficoltà. Tofanari è in difficoltà, è l'unico al momento... Te lo dissi io qualche settimana fa, sì, proprio in questa sede. È vero. È l'unico, peraltro, puro nel ruolo da terzino, visto che Adorni non fa più parte della rosa, non ha fatto mai parte, di fatto. Paolelli è infortunato e quindi in quel ruolo Malaccari diventa più che mai importante, soprattutto secondo me in partite in cui il Gubbio dovrà fare la partita, scusa la ripetizione, perché diventa un'arma in più da sfruttare in termini di possesso palla. Anche dalla parte opposta, tra Loporto e Pedrelli, non c'è una titolarità fissa. Adesso sta giocando Loporto a due partite, prima aveva giocato sempre Pedrelli, ma è palese come anche lì qualcosina in termini di qualità, secondo me, manchi. E quindi sugli esterni un po' di fatica la fa il Gubbio, ma la fa da inizio campionato. Forse è stata proprio una scelta di puntare più su altri reparti e magari adattarsi più in determinati magari ruoli. Magari che la soluzione ad Adorni non è stata possibile praticare. Guido, che differenza c'è tra giocare con Benedetti e Malaccari? Per te cambia qualcosa oppure è assolutamente indifferente? Io con entrambi sono trovato bene. E magari Malaccari fa più degli inserimenti offensivi, Benedetti cerca di restare, okay, più in posizione. Quindi con entrambi mi sono trovato bene. Anche perché con questo modulo dovete correre voi due, in pratica, no? La coppia di centrocampo è forse quella che deve correre maggiormente. Sì, dobbiamo schermare, quindi far sempre diagonali. E, sì, cioè abbastanza è abbastanza faticoso, sei d'accordo? Hai già giocato con questo modulo? Sì, sì, ho giocato in passato. A Benevento, anche con la Juve Stabia. Ma diciamo che sei, adesso il termine usato come dal punto di vista positivo, sei un faticatore di centrocampo, però nel senso che corri anche per i compagni, sei d'accordo? Oppure non vuoi essere ridotto a un faticatore? Sì, a me piace correre, quindi sì, negli ultimi, l'anno scorso ho giocato anche mediano davanti alla difesa perché giocavamo con un centrocampo a tre, oh, però a due mi trovo, cioè, è il mio ruolo naturale, quindi mi trovo benissimo. Andiamo ora a vedere quanto accaduto a Liberati, una piccola finestra ovviamente sulla Ternana, un'altra sconfitta per i rossoverdi contro la Triestina, il servizio. Ternana contro Triestina a Liberati nella giornata numero 27 del girone BDC. Gallo, all'esordio sulla panchina rossoverde, opta per il 3-5-2 con Marilunga e Bifulco in attacco, 4-3-3 invece per Pavanel con Granoce assistito da Procaccio Menzà. Sesto minuto, Procaccio mette in mezzo baffo da destra per Granoce, scarico per Maracchi che calcia alto sopra la traversa da buona posizione. Al 14esimo Marilungo illumina in verticale per Bifulco che a tu per tu con Freddi spara incredibilmente alto sopra la traversa. Al 28esimo sponda era di Pobega per Marilungo che dai 20 metri lascia partire
partire un poderoso destro al volo che si stampi in pieno sulla traversa ad offre di battuto, con la sfera che poi rimbalza appena dinanzi la linea di porta. Si passa alla ripresa e dopo 40 secondi Mensah riceve sull'out sinistro, supera in velocità Fazio e mette in mezzo. Paghera chiude su Procaccio, ma la palla termina ancora dalle parti di Mensah, che da posizione defilata riesce a battere Iannarilli per il vantaggio alla Bardato e la quarta rete in stagione per l'attaccante italo-ganese. Al 50esimo è Frascatore a crossfare da sinistra per Ganoce, che per un non nulla non riesce ad impattare la sfera. Al 57esimo Mensah fa correre sulla sinistra Frascatore, tiro cross alzato in corner da Iannarilli. Ternana in grande difficoltà. Al 60esimo Procaccio pesca in area Mensah, controlla tiro di pochissimo fuori. 73esimo minuto, Petrella ispira Procaccio che cade a terra in piena area dopo un contatto con Bergamelli. Per l'arbitro Gualtieri di Asti è calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Granoce che spiazza Iannarilli, raddoppio della Triestina e decima rete in campionato per El Diablo, un gol che manda in archivio la partita. La Triestina si conferma seconda forza del girone dietro il Pordenone, mentre per la Ternana cambiano gli allenatori ma non i risultati, per una squadra che non vince dallo scorso 27 dicembre. Ennesima possibilità di riscatto sabato prossimo alle 20:30 a Riviera delle Palme contro la San Benedettese per uscire da una crisi che pare davvero senza antidoto.